Italia. Ora chiamerei. Ah! Sono io e già qui. Perfetto. Letizia, sì, allora. Letizia Saronni, fisioterapista. 15 minuti. Allora, io sono contenta, quindi io non ho il minuto della Sardegna, con il minuto brevissima. Innanzitutto ringrazio veramente tutti voi, soprattutto voi che siete quelli che hanno necessità di questo incontro, ringrazio l'associazione. Io sono Letizia Saronni, sono fisioterapista, laureata sia in scienze motoriche che in fisioterapia e con un master di ricerca all'Università di Madrid proprio sull'attività fisica applicata alle patologie croniche. Quindi per me questa è una situazione veramente importante per sensibilizzare su questa problematica. Perché lo dico? Lo dico perché spesso nella mia esperienza come fisioterapista e come persona mi sono trovata davanti a situazioni imbarazzanti. Cioè vedere persone che stanno male e vedere i sorrisi o gente che si gira e dice bah, quella chissà che cos'ha, non ha niente, fa scene, è veramente per me che sono... una professionista sanitaria, ma anche una persona eticamente che crede nella validità della persona, è imbarazzante. Quindi questa mia presenza è un sostegno e un impegno personale, anche ovviamente sia professionale che personale, a divulgare la vostra problematica, a studiare per voi nuove strade per quanto riguarda il mio settore e quindi a dare un sostegno proprio concreto, perché il concreto è siete voi, siete le persone. Come ha detto la dottoressa Lamberti prima, siamo tutte persone, la persona in toto, quindi mente, spirito e corpo, persona che va ascoltata, quindi l'ascolto è fondamentale. Per me che sono ovviamente una riabilitatrice, quindi cos'è la fisioterapia, cosa comporta? La riabilitazione, quindi tentare in qualche modo di riportare e di ripristinare delle funzioni nelle persone, ok? Attraverso dei metodi che possono essere, come ha detto giustamente la dottoressa Lamberti, l'attività fisica e poi le terapie magari strumentali o manuali. Detto questo, sono anche qua in veste di promozione ovviamente dell'esercizio fisico. Il paziente per me, ma credo ormai per la medicina che sta nascendo nuova, è al centro del processo di cura. Quindi cosa vuol dire? Che la persona è nella sua unicità. A me capitano 5 persone fibromialgiche, ma non sono tutte con lo stesso problema. Diciamo, parliamo per esempio di un problema ortopedico che ha un male alla spalla, ma ognuna di loro è diversa. Quindi cos'è la responsabilità di un sanitario? È sapere più cose possibile per poter approcciare l'individualità della persona, il rispetto della persona, restituire la dignità alla persona e ascoltarla. E da lì tu, professionista, sei in grado con le tue competenze, le tue conoscenze, che non devi mai, mai smettere di approfondire, di operare ovviamente per la persona. Detto questo, ovviamente, come vi stavo dicendo, la fisioterapia si porta a quelle che sono a migliorare le condizioni della qualità di vita dei pazienti. Quindi prima si faceva un discorso molto basico come nella medicina classica, si facevano le varie tecniche, ok, questo c'è. Fortunatamente, grazie anche alla medicina integrativa, grazie al novembre oggi, anche noi fisioterapisti ci stiamo spostando con uno sguardo integrale sulla persona. E quindi la medicina che sta nascendo, anche la nostra medicina riabilitativa, è quella di un approccio globale che vede il rispetto di tutte quelle che sono gli aspetti della vita della persona. Infatti, come vedete, il lifestyle medicine dice la salute del sonno, l'attività fisica, la nutrizione, le relazioni sociali, che sono importantissime, perché come ha detto la dottoressa Lamberti, noi siamo correlati al mondo esterno. Il mondo esterno ci manda dei segnali, se i segnali sono negativi, vanno sul nostro corpo, sulla nostra mente, sul nostro spirito. Tornando al discorso della fibromialgia, vado più sullo specifico, al di là del sollecito che faccio a tutti noi, ovviamente dei benefici globali per tutti noi dell'attività fisica, in quest'epoca in cui i nostri medici dello sport definiscono l'epoca dei chiappipedi, perché siamo passati geneticamente programmati per muoverci da sempre. I nostri geni sono programmati per muoverci e noi
per ovviamente l'evoluzione nostra da Homo sapiens, come diceva anche la dottoressa, siamo diventati degli apipedi e quindi qualcosa non funziona. Quindi il movimento, l'esercizio fisico è fondamentale per tutti noi, chi ha patologia e chi non ha patologia. Qui potete vedere, adesso io vado molto veloce quindi non posso fare tutta l'esplicazione, comunque potete vedere quali sono i benefici proprio fisiologici dell'esercizio fisico e quello che è l'OMS, che tutti sanno, che ormai vi dicono anche nella frittata, lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, prevede benefici cognitivi, i fisiologici, che è l'attività fisica, i psicologici e i sociali. Detto questo, vi propongo brevemente questo studio a cui ho partecipato anch'io, che sta continuamente andando avanti, ve lo faccio subito vedere in un flash. Si chiama The Real Polypi, uno studioso di spagnolo, Lucia, che sta studiando come il muscolo, come organo, produca sostanze inibitrici o stimolanti che possono curare le patologie croniche. Vi assicuro che ho partecipato personalmente per 3 anni a questa ricerca e ho visto veramente, tramite l'attività fisica, e qui ci sono ovviamente specifiche tutte le cose, dei cambiamenti di patologie date ormai per cronicizzate e quasi invalidanti, dei veri cambiamenti. Ecco, io studio soprattutto su questa cosa, ovviamente nella mia piccola realtà, ma mi tengo costantemente collegata per poter essere utile ai pazienti. Allora, tutto questo rientra nella società dell'American College Sport Medicine, dove c'è proprio uno studio abbastanza nutrito. Purtroppo la ricerca ancora è, anche in questo campo, sulla fibromialgia poca, però abbiamo delle indicazioni. Che vi dico? L'indicazione è sicuramente che l'allenamento, l'attività fisica migliore per la fibromialgia è l'allenamento aerobico, specie, e questo è una cosa personale che difendo tantissimo, in ambito acquatico. Poi, altra attività sono gli esercizi di mobilità, che mantengono la mobilità articolare e la propriocezione, cioè dei recettori propriocettivi, cioè del nostro equilibrio, no? Quindi quello che noi dall'esterno riusciamo ovviamente a lavorare sull'equilibrio nello spazio. Quindi questa è la ricerca scientifica, poca, però articoli ne stanno uscendo, soprattutto nei paesi sudamericani e spagnoli. Quindi gli effetti di questo esercizio fisico non sono solo sul muscolo, ma sono su tutto i meccanismi regolatori di tanti, anche degli altri organi. Quindi è molto importante l'attività fisica, è molto importante che chi vi segua personalmente, conoscendo le vostre problematiche personali e conoscendo le problematiche attuali scientifiche della fibromialgia. Questo è molto molto importante, perché sennò vi ritrovate con uno che vi fa uno schemino e poi dice: ma non ha funzionato, quasi finito. Sì. Scusa se no, sì. Ti interrompo un attimo. Questo è un grande problema, perché fisioterapisti formati sulla nostra problematica non ce ne sono. Sì. O ce ne sono veramente pochissimi, per cui le persone molto spesso mi chiedono: ma dove andiamo, a chi ci rivolgiamo? E credetemi, soprattutto nel mio territorio, abito a Rimini, ho tentato di vedere, di trovare professionisti che conoscano la nostra patologia, perché diversamente trattano le persone come tratterebbero un qualsiasi paziente, mentre per noi ci vuole, insomma, un professionista che capisca quali sono le nostre problematiche. Questo è un serio problema. È un serio problema, sì. Ma la risposta è molto facile, la pigrizia. Nel senso che la maggior parte dei fisioterapisti lavorano in ambienti, e io lo dico con molta sincerità, dove l'abitudine, ok, ti fai le tue cosette, ma non ti interessa approfondire, perché usciamo dall'università con uno standard e andiamo avanti con lo standard. Solo la persona interessata, che vuole comunque essere veramente preparata per poter aiutare delle persone che incontra, deve approfondire. Quindi è personale di ognuno di noi, responsabilità di ognuno di noi che si relaziona con voi, approfondire, perché sennò è meglio dire: no, guarda, io non ne so, perché è un danno. Quindi bisogna essere onesti proprio per il rispetto della persona. Sì, si trovano ad esempio molte attività AFA, quindi attività fisica adattata, dove però non è proprio specifica
per i fibromialgici, quindi all'interno di questi gruppi ci sono persone magari che devono recuperare un trauma o che hanno problemi di Parkinson, insomma varie patologie, però non può andare bene per tutti quel tipo di attività. Ci vorrebbe sì un'educazione diversa proprio all'approccio con il paziente fibromialgico dei fisioterapisti. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Esistono gli studi, c'è la bibliografia, c'è e c'è anche una pratica, un'esperienza pratica. E quindi sicuramente, dato il fatto che riduce il dolore, l'affaticamento e i sintomi depressivi della patologia, questo è scientifico, è scritto sulla ricerca, ma c'è anche già un protocollo. Il problema è che i fibromialgici hanno un'individualità ancora più sviluppata, quindi il professionista deve essere in grado di modificare anche sul campo in quel momento la terapia, quindi è l'ascolto. Come stai oggi? Che problema hai oggi? Che non è magari quello dell'ora prima, non è quello della mattina e non è quello della sera. Questo, quindi la conoscenza del fisioterapista è formarli alla conoscenza della problematica. Quella è la cosa più importante, che io ovviamente nel mio piccolo cerco di sensibilizzare ovviamente nel mio settore questa conoscenza. Proseguo, appunto, come avevo detto, l'allenamento aerobico, che semplicemente vado veloce, la camminata, diciamo, come è la cosa più semplice per tutti. Ci sono studi proprio scientifici, 30 hanno fatto una meta-analisi proprio alla CSM, e il benessere globale che raggiunge il soggetto fibromialgico praticando la camminata aerobica, vuol dire sostenuta, no? Che vado a passeggiare alla luce del sole, perché comunque la luce del sole è importantissima per ovviamente la parte anche psicologica e neurologica delle persone. La camminata è una tocca sana sempre. Non c'è, è scientificamente, l'avete sentito anche dai precedenti interventi. Quindi lasciate stare i ciclette e tapirona se potete, che se non sono eseguite bene, non camminate bene, sono dannose, perché vi fanno venire o mal di schiena, o mal di collo, o mal di qua. Se c'è uno che vi segue e vi dice attento, 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 ok. Ma se no, camminate a camminata sostenuta, appena prima che vi venga il fiatone, camminate, parlando, relazionandovi. Se sentite che siete al limite del fiatone, quello è il range, così si dice, corretto per fare una camminata aerobica. Perché aerobica? Perché portando l'ossigeno attraverso la circolazione abbiamo un effetto antalgico, quindi contro il dolore e antinfiammatorio, quindi contro l'infiammazione. Quindi è importantissimo. Per chi non riesce a camminare ci sono anche altre possibilità con specialisti, oppure uno specialista, se anche ci sono problemi economici, uno specialista che capisce la vostra problematica, magari vi viene incontro, vi dà dei compitini, degli esercizi, dei piccoli tip che possono aiutarvi. L'allenamento aerobico di resistenza, quindi non so, con i manubri, con qualche strumento, io non lo consiglio tantissimo, però può capitare anche per una variazione, per correggere magari anche una disfunzione muscolare, così di poter fare, ovviamente sempre sulla soglia della possibilità della persona. Non è che io lo prendo e dico fai 10 kg e fai così, no, devo sapere qual è il limite di questa persona, e quel limite, se io vado sotto pian pianino, quel limite, il dolore passa, la debolezza passa, e pian pianino sta meglio. Però se io invece esaspero, quindi l'allenamento di forza assolutamente non è per la fibromialgia, io lì allora infiammo, io lì creo danno, creo stress e peggioro la situazione che i medici stanno cercando di correggere. Quindi allenamento aerobico. Altre metodiche: ginnastica posturale, stretching, pilates, metodi posturali, dal Mézières o l'RPG, ce ne sono tantissimi. Consiglio sempre ovviamente la seduta individuale, proprio per un aspetto ovviamente di sguardo sulla persona. Perché? Perché migliorano la flessibilità, è un'educazione posturale, perché noi è vero che abbiamo dolore di qua e di là, però molte volte ce lo provochiamo, stiamo seduti tipo in maniera così, così, queste cose. Quindi oltre alla patologia abbiamo anche una postura dove possiamo lavorare, educarci, tutti, per me compresa, educarci e migliorare, quindi evitare di sovraccaricare, di infiammare ancora di più il nostro corpo. Altre, e questa è la mia preferita, sono i benefici dell'attività fisica grazie a madre natura.
Noi siamo stati estrapolati dal mondo della natura, non è che tutti adesso dobbiamo correre per i prati con la corona di fiori in testa, è ovvio, però ricordatevi una ricordo una cosa, siamo parte della natura, tutto quello che è nella natura ci nutre. Una camminata fatta in un bosco è diversa da una camminata fatta in città, anche se c'è la ciclabile, ok? Il guardare l'orizzonte ci permette di guardare anche il nostro orizzonte. Quindi, se potete, riprendetevi la natura con l'acqua, con la montagna, con tutto, ok? Questo è un consiglio che do come fisioterapista, ma anche come un amante ovviamente degli sport e della natura. L'ultima su cui mi preme tantissimo e ho finito è l'idrochinesi terapia, di cui sono specialista. Perché? Perché i benefici dell'acqua, della miracolosa acqua, sono tantissimi. Uno, innanzitutto la piscina assolutamente, o il mare, che è successo con mia Sabrina quest'estate. La temperatura dell'acqua sui 35-36 gradi, ok? Se anche 30, se magari si riduce il tempo. Una terapia che consente, con il calore e con la resistenza dell'acqua, di ridurre il dolore, migliorare la flessibilità, correggere la postura, migliorare l'equilibrio e fare movimenti che, grazie per il fatto che non c'è la gravità, voi non riuscite a fare. Cosa vuol dire? Che il vostro corpo dice: cavolo, sto alzando la spalla, e quindi pian pianino quella spalla si alza anche fuori dall'acqua. Quindi, se potete, io sensibilizzo, adesso non ci sono più le istituzioni, anche alla creazione di piscine fisioterapiche di idrochinesi, proprio per questo motivo. Questo fa togliere anche molti farmaci, quindi credo che magari sia un po' conflittuale per la sanità pubblica, però effettivamente vi assicuro che ho visto miracoli, ho visto gente in carrozzina paraplegica camminare in acqua. Non so, voi che avete sofferenza penso che possiate capire cosa vuol dire, uno che sta seduto in carrozzina per sempre, che riesce a alzarsi. Quindi spingo su questa cosa dell'acqua, ok? Sulla terapia dell'acqua, qui ci sono scritti i benefici, e poi c'è la parte nostra proprio tecnica, che è la terapia manuale, la strumentale, i metodi posturali, neurodinamica. Sono metodi innanzitutto che il fisioterapista deve conoscere e che non sto a spiegarvi, vabbè, la terapia manuale va dai massaggi, la famosa Tegar, la ionocorese, metodi posturali sono quelli che abbiamo, che conosciamo, è una nuova scienza che lavora sul cosiddetto, lo dico, cioè su dei movimenti che aiutano, ok, tecnicamente il nervo, quindi sono dei movimenti anche molto cose che però in realtà hanno una proprio quello che è il togliere pressione all'interno delle strutture articolari e muscolari. Ricordati, siete unici, quindi i programmi devono essere uno specialista o un laureato in scienze motorie sappia di fibromialgia, il vada per i fisioterapisti. Create una vostra rete di cura, cioè se il fisioterapista, ma è obbligatorio, è un atto di coscienza. Il tuo fisioterapista, che quello non lo deve fare, faccia questo, ok? E poi ci si parla. Quindi, e tra anche le persone del nucleo familiare, poi iniziate sempre con gradualità, ma questo vabbè. E ditelo, raccontatelo al vostro corpo, a chi vi cura. L'importanza delle relazioni, se potete condividete con quelli che amano la vostra problematica e con gli altri, anche nei momenti di attività, se potete, siete in grado fisicamente di farlo. Basta, il resto direi che potrei aver finito, l'esercizio è medicina. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, grazie mille. Mi piace moltissimo tutto il discorso degli approcci e siamo molto in sintonia, perché fra l'altro credo che proprio oggi in Friuli stia partendo una nostra iniziativa con il forest bathing, quindi si fanno queste escursioni nei boschi con l'aiuto anche di uno psicologo, psicoterapeuta,
e questo è uno. Poi abbiamo appena fatto una riunione con le terme per tutto il discorso della, dell'approccio con l'acqua termale, i movimenti. Quindi grazie, perché è importantissimo, e grazie anche per le pillole di saggezza di cui cerchiamo di fare buon uso. Grazie mille.